preso questo, il Penny senza lattosio spalmabile, piccolissimo, però è abbastanza buono. Anche quello della Coop mi piace. Poi ho preso due yogurt così, 85 centesimi, greco senza lattosio. Era in offerta questo, mai comprato, però per qualche ricetta serve, quindi ottimo. Ho preso la rucola, 125 grammi, 79 centesimi, in offerta, in promozione, in sconto. Due sacchetti così, faccio il pesto, dopo che faccio questo video, mi metto a fare il pesto di rucola da congelare. Ho preso lo Zimil, 1,19 € mi sembra, non era in offerta, ma senza lattosio al Penny non l'ho mai trovato. Se siete anche voi intolleranti al lattosio, compratelo. Poi ho preso le banane, ne avevo prese 5, una ieri e una stamattina da colazione, sono mezze marce. No, vabbè, mezze marce no, però sono buone. 1,39 € mi sembra, nella cassetta della frutta, insomma. Broccoli che due li ho già congelati, anche il gambo si può tenere, credo, vero? Voi per cosa lo usate il gambo del broccolo? Fatemi sapere. 99 centesimi, broccolo 500 grammi in offerta. Questi qua anche in offerta, asparagi, ne ho presi due a 2,99 €. Il fondo io però li tolgo, lo tolgo negli asparagi, non lo tengo. Sono piccoli, sono sottili, ce n'erano pochissimi. Vediamo se sono italiani. Asparagi verdi, 500 grammi. Plastica, vabbè, origine Italia, però non dice da dove arrivano. Tè verde 85 centesimi, c'erano anche altre tisane, c'era anche il tè verde al limone e il tè verde nero. La vanillina anche in offerta, 4 buste. Pane Angeli, fantastico, c'era anche lievito per torte salate, ma io dovrei averlo. Lievito Pane Angeli, 2 buste, fantastico, anche in offerta 99 centesimi. Questo era il cioccolato che vi dicevo, che l'ho pagato 3,49 € però. Ce ne sono tre tavolette, 52% di cacao. Per un sacco di ricette serve il cioccolato fondente, quindi a posto. Poi, Gran Biraghi, questo qui 1,79 €, 120 grammi. Ce n'era anche un altro che costava 2,79 € ma 200 grammi. Questo qua è più buono, però mi piace di più. Poi, la pasta, i fusilli, a 95 centesimi, mi sembra 500 grammi. C'erano le penne, i tortiglioni, ditali rigati. Questo qui volevo provarlo, mai provato. Vellutata dolce, Cirio, bello questo barattolo di vetro. Datterino di Sicilia, 100% pomodoro italiano, siciliano. Vegan, ok. Voi l'avete mai provato? Magari lo fate in casa. Io quando avrò i pomodori giusti, adatti, farò anche il sugo in casa. Ho preso i piselli, mi sono dimenticato i fagioli. Pensavo di averli presi, non li ho presi. Ho preso tre scatole di piselli, tre scatole di fagioli, tre scatole di ceci. A 85 centesimi, mi sembra. In latta le scatole così. Poi ho preso lo scombro, 1,09 € mi sembra. Che fa bene per me che sono anemica. C'era anche il tonno, tre scatole, infatti le ho prese a 2,99 € per la tessera Penny che io ce l'ho. Ho tolto la carta, però questo all'olio d'oliva, pinne gialle. Non è Rio Mare, ma è buono. Al naturale a me il tonno non piace, invece all'olio d'oliva mi piace. Pistacchi 2,99 € mi sembra, o 3,99 €. Sono buonissimi, una droga. Io amo le arachidi salate, anche se fanno malissimo, ne mangio troppe. Quando è Natale, Capodanno, insomma. E i pistacchi, anche il pesto di pistacchi lo faccio e lo amo alla follia. Fanno benissimo i pistacchi, ragazzi. Comprateli. Pistacchi, adoro, 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 adoro. Poi ho preso questo sugo qua, anche 90 centesimi, mi sembra 89 o 90 centesimi. Pomi in offerta, questo barattolo di vetro, li voglio tenere questi barattoli. Passata di pomodoro, solo pomodori freschi italiani da filiera certificata, 700 grammi, barattolo di vetro. Queste qua, Francia, senza lattosio. Solo due, c'è scritto, sì. Poi ho preso le carote, volevo anche prendere le fragole, dovevano essere in offerta ma non c'erano. Queste qua le stavo per congelare, quindi il sacchetto è aperto. Ho preso questa farina qua. Pivetti Molini, farina di tipo 2, 100% italiana, da agricoltura sostenibile. Questa qui è la farina di tipo 2, che va bene per pasta, pane, pizza e dolci. Mi sembra c'è scritto. Pane, pizza, dolci, pasta fresca, c'è scritto, sì.
Ho preso questa, c'era anche la semola per fare tipo gli gnocchi alla romana, che la prossima spesa, il prossimo mese la compro, voglio fare gli gnocchi alla romana in casa. Ci sono tante ricette vegane, vecchi, Miss Vecchi su Instagram, o la dispensa vegana, ha fatto anche un libro, bravissima lei, che fanno vedere queste ragazze e anche altre, che si usa la farina di mais anche per la polenta, va bene, ideale per la polenta da 1 chilo, e questa costava al penny. Anche questa o 95 centesimi oppure 85 centesimi o 65 centesimi. Le farine fortunatamente costano poco. Poi ho preso all'INS tre cose: l'uvetta, che mi ero dimenticata, al penny, uvetta sultanina per le ricette, tipo strudel, anche da mangiare così, o da fare la granola o le barrette tipo Kellogg's. 250 grammi, poi il cacao amaro, visto che lo zucchero a velo ce l'ho, lo zucchero ce l'ho, questo qui, equo, solidale. Ho preso due sacchetti sempre all'INS di noci, queste qua costavano di solito 1,55 euro, adesso oggi le ho pagate 1,39 euro, mi sembra che costavano uguale anche al penny, però al penny non le ho prese. 100 grammi, forse al penny erano anche 100 grammi o 200 grammi le noci, non mi ricordo. Queste le compravo sempre all'INS già altre volte, sono buonissime, scusciate. La tisana ce l'ho, la camomilla ce l'ho, quindi non le compro più le tisane, le devo finire quelle che ho. Le banane ne ho prese altre al penny, mi sono dimenticata. Ma vabbè, le ho messe con la pellicola per non farle annerire sia la parte alta che la parte finale, vedete? Dicono che bisogna tenerle così per non farle marcire subito, perché sennò marciscono in fretta. È vero, ma marciscono in fretta, è vero. E basta, ragazzi, ho preso gli spinaci, sì, surgelati. Fuori c'è il sole, sto facendo un sacco di video. Spero che questo video spesa, che è finito, vi piaccia. Adesso metto tutto a posto, mi metto a sbollentare le verdure, gli asparagi, li sbollento, li congelo. Ne avrei voluti comprare due di questi sacchetti di formaggio, visto che costavano poco, però magari lo ricomprerò quando finisce, perché uno lo voglio sempre congelare il formaggio. Volevo anche prendere il grana padano che era in offerta al penny 3,99 euro. Ci sono passata davanti, ma ho preso gli yogurt invece che il formaggio. Volevo prendere altri yogurt, però senza lattosio c'era poca roba al penny, sinceramente. E basta, roba da mangiare, nessuna cavolata. A parte, vabbè, il cioccolato fondente, magari è una cosa inutile, ma a me piace. Mi fa star bene il cioccolato. A stomaco vuoto, appena sveglia, mi piace mangiare un pezzettino di cioccolato. Ve lo consiglio, provatelo. Sembro strapica con questa ripresa. Capelli lavati, asciugati all'aria, non li ho asciugati col phon. Col sole che c'è in questi giorni, si asciugano in fretta i capelli, sono lunghissimi. A presto, ciao a tutti.